San Gregorio VII. Ildebrando nacque a Sovana, vicino a Grosseto, intorno al 1020 e fu un monaco dei Benedettini di Santa Maria sull'Aventino. Quando nel maggio 1045 fu eletto Papa Giovanni Graziano col nome di Gregorio VI, Ildebrando venne chiamato a collaborare con lui. Divenne consigliere di diversi papi ed ispiratore della riforma ecclesiastica contro l'uso delle investiture da parte dell'imperatore. Eletto papa col nome di Gregorio VII, ingaggiò un braccio di ferro con Enrico IV, che scomunicò e poi perdonò nell'incontro di Canossa. La riforma gregoriana, incentrata sulla realtà di Cristo, vero Dio e vero uomo, introdotta da Ildebrando, trovò nemici dappertutto. Morì a Salerno prigioniero di Roberto il Guiscardo il 25 maggio 1085, dicendo: «Ho amato la giustizia e ho odiato l'iniquità, perciò muoio in esilio».